Buongiorno, oggi ci occuperemo di lesioni da pressione. Dobbiamo discernere le ulcere dalle piaghe. Le ulcere sono lesioni avanzate ma non necrotiche che non hanno tendenza a guarire, mentre le piaghe sono lesioni necrotiche con tendenza evolutiva che hanno tendenza a guarire. Si definiscono piaghe da decubito o da posizioni le lesioni distrofiche della cute causate dalla compressione meccanica e prolungata tra un piano di appoggio ed una superficie ossea sottostante. Le cause possono essere locali, quali la pressione, forze di stiramento o di taglio, attrito o frizione e l'aumento della temperatura locale. Tra le cause generali troviamo l'età, la riduzione della mobilità, la malnutrizione, malattie arteriose e ipotensione, malattie croniche, sedi delle lesioni. In modalità supina possiamo trovare lesioni al sacro, al tallone, alle prominenze vertebrali, scapole, occipite e gomiti. Per quanto riguarda il decubito laterale, possiamo riscontrare lesioni nei trocanteri, creste iliache, malleoli, prominenze ossee laterali al ginocchio, costato, gomiti, spalla, orecchio. Pazienti in decubito prono possiamo riscontrare lesioni dorso del piede, ginocchia, pube, creste iliache, sterno, clavicola, zigomi e orecchio. Paziente seduto, talloni, prominenze ischiatiche, sacro, prominenze vertebrali, gomiti e scapole. Abbiamo un nessun rischio quando il malato si lava, mangia da solo, prende le medicine, si alza e cammina anche se con l'aiuto di un bastone, è lucido, risponde in modo logico e rapido alle domande, non è incontinente e anche se magari ha un catetere, comunque è abbastanza autonomo. Abbiamo un rischio lieve quando il malato ha bisogno di aiuto per alcune lezioni. È lucido, ma occorre ripetergli le domande. Si alza e cammina da solo per un po', ma poi va sorretto e occasionalmente incontinente per urine. Abbiamo un paziente molto a rischio quando il malato ha bisogno di aiuto per parecchie azioni, non è sempre lucido, è costretto su sedia a rotelle e si alza solo se aiutato. È incontinente per le urine, più di 2 volte al giorno ma non sempre, e 2 o 3 volte per le feci ma non sempre. Abbiamo un rischio grave quando il malato è totalmente dipendente dagli altri. Per tutte le azioni è disorientato e confuso, è costretto a letto per tutte le 24 ore e richiede assistenza per qualche movimento, quindi è incontinente. La scala di valutazione che andiamo a utilizzare è la scala di Norton. Esempio, le condizioni di generale del paziente Rossi è buono, ha uno stato mentale lucido, ha una deambulazione normale, ha una piena mobilità ed ha un'incontinenza assente. Il paziente non ha nessun rischio di andare incontro a una lesione da decubito. Il signor Gasparri, condizioni generali pessime, ha uno stato mentale stuporoso, una deambulazione allettato, è immobile, ha un'incontinenza doppia. Ha un grande rischio di andare incontro a lesioni da pressione.
Queste sono le varie scale che vengono utilizzate. Quella più utilizzata è la Norton. Primo stadio. Il primo stadio è un eritema stabile della pelle, non lacerata, ripeto, non lacerata, non reversibile alla digitopressione. Il segnale preannuncia l'ulcerazione della pelle. È un arrossamento. Quindi con l'applicazione di pomate e cambi posturali. Il cambio posturale è un cambio che si fa ogni 2 ore a letto del laterale destro, laterale sinistro, supino, ogni 2 ore, o con l'aiuto di presidi che poi andremo a vedere, possiamo rimediare questo arrossamento. Un secondo stadio è una ferita a spessore parziale che coinvolge l'epidermide o il derma. L'ulcera è superficiale e si preannuncia clinicamente come un'abrasione o una vescica o una leggera cavità. Qua abbiamo, già abbiamo una... Prendiamo la nostra penna. Abbiamo già una forte e profonda abrasione. Terzo stadio, è una ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto. Necrosi significa morte del tessuto sottocutaneo e che si può estendere fino alla fascia sottostante, ma senza attraversarla. L'ulcera si presenta clinicamente come una profonda cavità che può o non può essere sottominata. Vedete la necrosi, questa è una si definisce doletta, è stata tagliata la parte necrotica del paziente per tentare una guarigione. Quarto stadio è una ferita a tutto spessore con estesa distruzione dei tessuti, necrosi o danno ai muscoli, ossa o strutture di supporto, tendini, capsule articolare. È frequente ma non costante l'infezione della piaga. Quindi proprio l'osso che si vede. Per arrivare a un quarto stadio, la colpa, purtroppo, è di noi operatori sanitari, infermieri, OS, che potevamo tutelare già dal primo stadio con i cambi posturali, con un'adeguata alimentazione. La prevenzione fondamentale è l'uso dei presidi da ausili, si prefigge 2 scopi, evitare l'insorgenza delle lesioni da decubito e lesioni già instaurate, limitarne al minimo la progressione. Cosa bisogna fare? Identificare i pazienti a rischio al momento dell'entrata del reparto, con le scale di valutazione che abbiamo visto prima. È un paziente a rischio? È un paziente che non deambula? È un paziente che presenta arrossamenti all'ispezione cutanea? È un paziente che è disidratato? È un paziente che non beve? È un paziente che mangia poco? Queste sono tutte domande che ci portano a valutare se il paziente rischia o meno di andare incontro a una lesione da pressione. È un paziente che vive la sedia a rotelle H24 o un paziente allettato. Osservazione costante e pulizia della cute, quindi abbiamo un'osservazione durante le fasi di igiene del malato, pulizia della cute integra, quindi detersione con acqua e detergenti debolmente acidi e non irritanti, asciugatura per tamponamento e non per strofinamento, applicazione di piccole quantità di oli o creme idratanti che aiutano la pelle e prevengono la macerazione nei casi di incontinenza. La mobilizzazione precoce. Se il paziente è costretto a letto, la posizione deve essere variata ogni 2 ore, quello che io vi stavo dicendo prima, i famosi cambi posturali. Varia ogni 2 ore per diminuire la pressione esercitata dal peso corporeo sui punti d'appoggio. Se il paziente è in carrozzina o su sedia, la posizione deve essere variata ogni ora,
Se possibile, il paziente dovrebbe sollevarsi ogni 15 minuti per ridurre la pressione sulle zone a rischio e ripristinare la circolazione, anche con l'aiuto, se ha a letto, di cuscini o presidi che spesso rilasciano i fisioterapisti. Il cambio posturale è un documento registrato spesso a fianco del letto con tanto di firma. Viene fatto ogni 2 ore ed è fondamentale per tutelare l'insorgenza della lesione da pressione. Vedete? La presenza di un cuscino sotto al braccio, in modo che il braccio non è appoggiato direttamente sul letto. Il cuscino sotto le gambe. Il cuscino ai piedi del letto, in modo che il piede non poggia sul legno del letto. Il piede non poggi da nessuna parte, quindi non poggiando da nessuna parte non si crea l'arrossamento. Questa è la posizione prona, è una posizione che viene fatta raramente quando è abbastanza scomodo. È un appoggio viso, torace, ventre, arti inferiori, torso, margine laterale del piede. Letto in posizione piana. Guancialino per la testa, qui sotto. Guancialino per il ventre. Piccolo cuscino per i piedi. Questo ci permette di non far toccare il piede alla base del letto. Laterale, se noi abbiamo una lesione sacrale e il paziente sta in modalità supina 4, 6, 8 ore, è logico che la lesione va a peggiorare. Se ogni 2 ore, posizione laterale destra, posizione laterale sinistra, si fa il cambio posturale, vedrete il miglioramento, aiutando anche le braccia. Utilizzo di sistemi di supporto, cuscini antidecubito, letti antidecubito rotanti e basculanti, materassi speciali in gomma piuma con nicchia d'acqua, non sono materassi che troviamo normali, quelli che abbiamo a casa, ma sono materassi antidecubito, materassi ad aria con tubi longitudinali, trasversali e a rombi, e utilizzo di archetti. Eccoli. Questo è un materasso antidecubito, questo è quello che spesso troviamo nei presidi ospedalieri, questo lo troviamo spesso per i grandi obesi, scusate questi, questo è un pezzo unico, mentre questo è un telo che ci aiuta anche a spostare il paziente, ma spesso troviamo questo qui a bolle. Questo è un presidio che viene utilizzato per sedie a rotelle. Ausili a microsfere, sotto il tallone, sotto la gamba. Questo permette di non poggiare il tallone, ad esempio, sul letto. Quindi c'è già un arrossamento. E l'ausilio a microsfere creato dal fisioterapista ci permette di non poggiare il tallone respira e l'arrossamento diminuisce. Logicamente ci dobbiamo accorgere della lesione, dell'arrossamento immediatamente, quindi ispezionare sempre. Fondamentale che il letto abbia l'archetto che ci aiuti e aiuti il paziente stesso ad eseguire il cambio posturale. Un altro grande aiuto per la prevenzione è il controllo dell'alimentazione e dell'idratazione. Il paziente dovrà mangiare molte proteine e bere molto.